del rosmarino ha proprio l'odore della nonna. E tante nonne vorrebbero avere l'odore del rosmarino anche, c'è questo da dire. Non più tra i farfalloni amoroso amor. Fra guerrieri può far pacco. Allora, io non compro letteralmente mai le scatolette di vegetali già cotti. Eppure, magicamente, queste scatolette hanno dei poteri paranormali particolari perché in un modo o in un altro ti entrano sempre in casa. E quando tu non sai più che cosa puoi mangiare perché hai già finito tutto, la scatoletta fa comodo. Siamo tutti d'accordo. Si sciacqua un attimo il cece perché plurale ceci, singolare cece. E non cecio. Proviamo a parlare l'italiano. Voglio fare una piccola zuppa di ceci, ma senza niente praticamente. Qui ho la solita pancetta tagliata da dini che abbiamo tutti nel frigorifero. Il rametto di rosmarino, allora questo è fresco, però guardiamoci nel bianco degli occhi. Da qualche parte nel vostro frigorifero c'è un rametto di rosmarino sul marroncino andante, che diventerà sempre peggio, andrà sulle tonalità del grigio e poi del nero e infine sparirà. Prendetelo prima che diventi il nulla più assoluto e usatelo per fare questo tipo di cosa che adesso vi faccio vedere, perché è semplicissimo. Allora, con un piccolo coltello si apre la pancetta. Altri ingredienti oltre rosmarino e pancetta? Che devi sempre correre tu? Stai fermo, la buona cucina vuole il suo tempo. Comunque potresti avere ragione di darle ingredienti, per cui rosmarino, pancetta, cece, sale e pepe, aglio, una caraffa d'acqua, anche un po' di meno, abbiamo la zuppa per 40 cristiani, un po' di olio d'oliva e pepe. Fine. Tutte cose che veramente ci sono sempre queste cose in casa o comunque si possono rubare facilmente al supermercato. Quello che sto facendo adesso è scaldare sopra i 135 gradi, però se usciamo dal tecnicismo, mi deve sudare bene la pancetta, perdere i suoi grassi e deve fare quella crosticina fighissima che tutti vogliamo ma pochi sanno veramente fare, di grasso caramellato, che si chiama reazione di Maillard, per essere fighi, che sono zuccheri e proteine che a 135 gradi si uniscono, fondono, caramellano e fanno la crosticina della carne, che oltre ad essere fighissima da masticare rilascia forti sapori di arrosto. Ascoltiamolo. Senti che concerto, dentro una padella ogni volta succedono delle cose fantastiche di cui io non sono a conoscenza, ma succedono. E qua prendiamo quel famoso pezzo di rosmarino, voilà, uno spicchio d'aglio sempre in camicia, ragazzi. Ci piace elegante l'aglio. Ci piace sempre couture, è importante. Si rompe col palmo della mano per poi... la fraîcheur o dagli azzi. Ma noi guardate, possiamo usare anche il guanciale. Voi volendo potete fare tutto quello che volete, nel senso che chiaramente questa è una tecnica base, cioè da qua ci costruiteci quello che volete, volete metterci anche la salvia come sapore, vai, vuoi usare il guanciale, vai, misto, guanciale pancetta per i più audaci, vai anche con quello, nelle parole di Woody Allen basta che funzioni. Questo vale solo se siete a casa vostra, nella ristorazione non vale tutto questo. Vedi proprio il liquido che perde, vedi, sono proprio tutti grassi. Quando sono belli caramellati, ambrati, cioè fighi, che ti viene voglia veramente di mangiartelo, vai di acqua, deglassi, lui si scioglie per benino e fa questo brodino ambrato, molto frufru. C'è la nonna che ti bussa alla porta. Vedi, guarda che bello. Vedete che se passo qua si stacca, questa è la reaction de my love. Abbassiamo un attimo, abbassiamo questo da solo. Tosta ma non brucia. Brucia ma non tosta. Che qualcuno venga qua a testimoniare. C'è dentro, c'è gioia, vuoi assaggiare grasso fuso che brucia bocca? Anche no. Cioè, mio nipote pensa che io faccia parte del regno bambini, non degli adulti. Cioè mia sorella, bambini basta, andate in stanza. Arriva mio nipote e mi prende, dai, la mamma ha detto. No, veramente amore mio, stavo parlando a voi, mi convinto. Dai. Il rosmarino ha ceduto, allora occhio con il rosmarino, perché il rosmarino è il bastardo, eh? Se esagerate caccia la resina e diventa tutto amaro. Questo è molto difficile, però. Il rosmarino è difficile, infatti. Il rosmarino è molto complicato, viene anche utilizzato come pianta esoterica, non può essere semplice. A questo punto prendo l'acqua e faccio questa specie di brodino, vedete che diventa subito super ambrato, e lo lascio andare un attimino. Comunque il rosmarino ha proprio l'odore della nonna. Sì. E tante nonne vorrebbero avere l'odore del rosmarino anche, c'è questo da dire. Possiamo fare con... Cioè, devi fare così perché sennò si offende il prodotto. Aspetta, lo lancio anche voi.
È tipo un'onda energetica la Dragon Ball Z. C'è una piccola nonna dentro di me che combatte per uscire. Allora qua non ci si resta altro che aspettare un attimino e controllare lo stato del cece. Posso avere una bull, per favore, Giovanni? Grazie, Frank. È della zona di Binasco la parola bull. Allora, questa cosa deve farvi anche un po' paura. Lo stesso prodotto decontestualizzato ci ha messo giù un po' frufru, un po' bene, da tutto un altro occhio. Ma con un grande potere viene una grande responsabilità. Chi è che ha il mio telefono e non l'ha spento? Eh? No, io voglio sapere chi è che non ha spento il mio telefono. Allora, un consiglio spassionato. Questo non è un piatto da primo appuntamento. Fatevi due pensieri. E qua siamo pronti, eh? È felicissimo. Sì, sì, sì. Ma questo è di una semplicità incredibile. Adesso lo assaggerete. Però l'ingrediente che prima non avevamo nominato. Un po' di olio d'oliva e pepe. Fine. Pecorino non è un ingrediente segreto, questo qua è il pecorino affinato a frigorifero che avete tutti nel cassettino, quello in alto chiuso, quello che è secco, usate anche quello, non c'è problema, tanto va benissimo, qua dentro non si perderà ogni tipo di sapore di frigorifero o regalerà quell'aroma di guaina che tanto amiamo. Signori, guardi che sto pecorino è talmente dolce che se chiude gli occhi vede gli angeli, eh? Li vedi all'affettatrice sono i migliori. Tra l'altro c'è una capacità perché un occhio è alla fetta e l'altro al cliente. Qui sono divergenti. Signora, mi è arrivato un San Daniele talmente leggero che se lo piglia e lo tira in aria prende il volo, sa? Sta proprio buono, eh? Sì, e poi è ancora... Allora, il pecorino l'abbiamo tagliato, il cece l'abbiamo fatto saltare, la pancetta l'abbiamo sgrassata, deglassata, mallardata e allungata. C'è dentro il rosmarino, c'è l'aglio, il pepe e il sale, un sacco di gioia e a me non resta che impiattare. Però io veramente in tempo zero sono riuscito a fare una zuppa più che decorosa, ve lo posso assicurare, che potrebbe dare qualche problema di smottamento, ma quello è un altro discorso e lo prenderemo più avanti. Prendo il piatto, impiatto, potevo avere il piatto, non ce l'ho il piatto, eccolo qua il piatto. Che sembra un po' un tirassegno disegnato da dei bambini non molto capaci, ma è un piatto. La figata qua è che rimane, ci sia questo brodino qua che è spettacolare ed è fatto unicamente dalla pancetta arrosto. Qui, allora, questo qua non è un piatto da post bypass. Il mio bel crostone di pane, un po' di pecorino rotto così. Se io fossi uno studente lontano da casa, questo qua è il momento di comfort più grosso che posso trovare. Un ricordo di casa, una coccola, un abbraccio, manco che la carta di credito. Vieni qua te. Nel caso tu ti fossi sentito mai solo, avessi avuto un abbraccio della nonna di meno. Rimediamo. Voilà. Nel caso eventuale vogliate seguirci sui nostri social, prego, fatelo. Io non ti bacio se mi guardi così, eh. Social. Boom. Cucina da uomini. Ah, tu continui a mangiare che la rifacciamo. Sì. Seguiteci sui nostri social, su Instagram e sul canale di Cucina da Uomini. Ho visto come ti ha guardato Michele e ho pensato io vorrei un fidanzato che mi guardasse un po' lo sguardo. Ma io mi sono sentito, infatti gli ho detto guarda che io non ti bacio, mi sono sentito corteggiato in un secondo. Con il crostone di pane dentro, fammi vedere che magari non sono, ho sbagliato a fare qualche cosa, fammi provare. È terribile.